Buongiorno a tutti, direi che a questo punto possiamo incominciare. Innanzitutto faccio una domanda, mi riuscite a sentire anche sulla mascherina? Perfetto, Sì, allora perfettamente. possiamo lavorare in sicurezza anche oggi e questo è già un grande passo avanti. Allora, credo che la presentazione di oggi sia su un argomento estremamente interessante. La decarbonizzazione è sicuramente uno dei temi più rilevanti per noi armatori e per l'intero cluster marittimo dei prossimi anni e lo sarà sempre di più. Questa mattina vi posso dire che ho assistito ad una riunione sullo scambio, diciamo sui contratti relativamente allo scambio di CO2 per poter inquinare e l'unica cosa che è assolutamente chiara non è il prezzo, ma il fatto che si potrà inquinare sempre meno. Pertanto, come questo impatta lo shipping, è un argomento sicuramente oggi rilevante, ma che nei prossimi anni diventerà sempre più rilevante. Con questo incontro di oggi spero che anche voi possiate farvi un'idea un po' più chiara su quello che accadrà nei prossimi anni. Personalmente ho visto la presentazione nei giorni scorsi e credo che Irina abbia fatto un lavoro incredibile per riuscire a semplificare una materia estremamente complessa. È evidente che hanno tutte le competenze interne anche per accompagnare quegli armatori che avranno bisogno di avvalersi di una società di consulenza in questo passaggio e quindi sono felice in qualche maniera che loro oggi ci assistano in questo percorso e siano loro proprio a dimostrarci la strada che noi armatori dobbiamo intraprendere. Grazie e a questo punto lasciate la parola, Paolo. Prego. Grazie Salvatore, come sempre sei stato incisivo e sintetico, che è un aspetto necessario in tutte le tematiche di sostenibilità. Sono molto contento di avervi qui, anche se in maniera virtuale. Sicuramente, come ha detto Salvatore, la decarbonizzazione è un qualcosa verso la quale dobbiamo andare. È un percorso fatto di step a lungo termine, di step a medio termine, di step e di azioni che andranno fatte a più breve termine. L'idea oggi è quella proprio di mostrarvi come vi possiamo tutti insieme accompagnare con delle soluzioni concrete che vadano oltre quelli che sono gli aspetti meramente normativi per fare in modo che riusciamo a prendere le decisioni giuste domani e riusciamo anche a ordinare e a pensare alle linee giuste per il medio termine, per poi arrivare a quella che sarà probabilmente la sfida del 2050, che è ormai una data che aleggia abbastanza chiara, ma sulla quale per arrivarci bisogna muoversi bene. Quindi grazie ancora e sono convinto che i miei colleghi sapranno darvi di nuovo in maniera sintetica e incisiva una presentazione molto chiara su questi aspetti. Io mi scuso, ma scompaio in questo momento dalla telecamera, per ovvie ragioni di sicurezza, davanti alla telecamera possono stare massimo due persone per volta, quindi Paolo ed io siamo obbligati necessariamente a spostarci e lasciare spazio ai relatori. Ovviamente siamo nella stanza, quindi laddove poi ci fosse qualche domanda o qualcosa, siamo pronti a rispondere. Benissimo, quindi lascio la parola ai primi due colleghi, l'ingegner Togliolo e Carossi. Prego. Grazie Paolo. Grazie, dottor D'Amico. Sì. Eccoci qua. Per prima cosa chiederei, ecco, se è possibile condividere lo schermo. Ok. La sfida della decarbonizzazione. I nostri interventi sono stati pensati in questo modo, darvi diciamo a volo d'uccello, idea di quella che è la strategia dell'IMO a lungo e a breve termine, andare a parlare un attimino delle proposte uscite a luglio da parte della Comunità Europea, sempre sullo stesso argomento, e poi tornare sulle misure a breve termine per identificare quali sono gli impatti sulle navi da carico e sulle navi cruise e RoRo.
Partiamo dalla strategia AIMO. La strategia AIMO è partita nel 2018 iniziando a pensare a una riduzione di quelli che sono le emissioni di gas serra. Se voi ricordate, il decennio precedente era stato dedicato soprattutto alla riduzione delle emissioni di NOx ed SOx. Direi che questo dal 2020 al 2030 è sicuramente un decennio che invece è rivolto a vedere come è possibile diminuire le emissioni di gas serra da parte del comparto marittimo. Nel giugno del 2021 sono state adottate le misure a breve termine per riuscire a realizzare che cosa? Per riuscire a realizzare gli obiettivi del 2030, che vi ricordiamo un attimo perché vedrete che sono diversi da quelli che vi dirà la mia collega, che parlerà invece degli obiettivi della Comunità Europea. L'obiettivo IMO è quello di ridurre di almeno il 40% la CO2 emessa per unità di carico trasportato entro il 2030. E poi entro il 2050 la quantità di CO2 per carico trasportato dovrà essere limitata al 70% e la riduzione dei gas serra complessivamente del 50%. Ma queste riduzioni rispetto a che cosa? Rispetto a un anno di riferimento che è il 2008. Vedremo come questi target sono diversi poi nello schema della Comunità Europea. Stresso abbastanza a questo punto perché i due schemi sono un po' come i due schemi MRV e DCS, che già voi tutti conoscete, che sono simili, forse anche paralleli, ma non si incontrano perché sono abbastanza diversi. L'IMO prevede delle misure a breve termine per il raggiungimento al 2030 della riduzione della carbon intensity, che sono delle misure tecniche, si intendono per misure tecniche il calcolo e la valutazione di un indice che dipende dall'hardware che è a bordo della nave, cioè dai sistemi che sono a bordo della nave, e delle misure operative, che è il Carbon Intensity Indicator, che sono invece più relative a come la nave viene operata. È evidente che come la nave viene operata dipende anche dal tipo di hardware che io ho a bordo della nave stessa. I nuovi requisiti prevedono anche l'emissione di una nuova parte dello Ship Energy Efficiency Management Plan, che già conoscevamo per regole precedenti, ma che adesso dovranno riportare delle notizie relative alla Carbon Intensity Indicator. Come si applica e a chi si applica tutto questo pacchetto normativo? Allora, partiamo dall'Energy Efficiency Existing Ship Index, l'IXI. Questo si applica a tutte le navi che fanno un'operazione di trasporto. Noi qui abbiamo messo in dettaglio l'elenco, però sono tutte le navi che navigano per trasportare un bene. Non ci sono i rimorchiatori, non ci sono le navi di servizio, non ci sono i construction vessel, non ci sono i transhipper, non ci sono tante navi che fanno lavoro in mare ma non fanno trasporto. Tutte le navi che sono in navigazione internazionale e hanno un gross tonnage maggiore di 400 GT. Cosa si deve andare a vedere? Si deve andare a vedere che l'IXI calcolato per la singola nave sia minore o uguale dell'IXI richiesto dalla norma. Nella norma ci sono delle tabelle che dicono che l'IXI dovrà avere come valore di riferimento un certo tot di meno dell'EEDI, l'EEDI è l'Energy Efficiency Design Index applicabile alle navi nuove, che è tipico di quella nave. Quando dovrà essere verificato, e questo è abbastanza importante perché abbiamo circa un anno e qualche mese, e poi inizieranno le prime scadenze, perché il IXI dovrà essere verificato alla prima visita annuale intermedio di rinnovo, quella che arriva prima, del certificato IAPP, dopo il 1 gennaio 2023. Una cosa di interesse, secondo me, è come si arriva alla verifica dell'IXI e come si arriva quindi all'emissione del certificato aggiornato. Allora qui ho messo i passi che secondo me sono quelli fondamentali per arrivare al risultato. La prima cosa è abbastanza banale, si calcola l'IXI della nave così come la nave è attualmente, seguendo ovviamente tutte le linee guida, poi i miei colleghi andranno più nel dettaglio di come si fanno questi calcoli.
Se l'XI della nave è già inferiore a quello richiesto, vabbè, sono in una condizione perfetta, ho finito il lavoro che dovevo fare, posso alla prima visita agli APP chiamare la mia classe, la RO, e chiedere l'emissione del certificato aggiornato col nuovo valore dell'XI. Nel caso in cui invece questa disuguaglianza non sia ottemperata, allora a questo punto c'è la necessità di fare un'analisi di tutte quelle che sono le opzioni possibili per migliorare l'indice. Le opzioni possibili poi le vedremo dopo, ma sono sostanzialmente delle modifiche da effettuare sugli impianti nave, sullo scafo nave, sulle cose che permettano alla nave di avere una miglior performance idrodinamica o termodinamica. Termodinamica sul motore, idrodinamica sullo scafo. Una volta identificata la miglior soluzione, dovrà essere installata a bordo, la corretta installazione dovrà essere verificata. Sì, sì. Dovrà essere verificata dalla classe e dovrà essere costruito un documento che si chiama Technical File che dovrà essere mandato in approvazione alla classe. Ovviamente, fatte queste modifiche, è chiaro che la disuguaglianza sarà ottemperata e a questo punto si arriva all'emissione del certificato. Altre cose da fare da parte della compagnia: riportare dei requisiti operativi nel SEMP che permettano di valutare quali sono le metodologie da utilizzare affinché il calcolo del Carbon Index Indicator rientri nelle fasce di accettabilità per la norma. Tutte le navi maggiori di 5.000 gross tonnage in navigazione internazionale dovranno fare questo update del SEMP. Il SEMP, che una volta era solo soggetto ad essere verificata la presenza a bordo, dovrà invece in questo caso essere verificato dalla RO, verificato rispetto a che cosa? Rispetto alla presenza di tutte quelle indicazioni che sono necessarie per dimostrare come si calcola il CII e che il CII riesca a rientrare nelle fasce previste dalla norma. Oltre a tutto questo ci dovrà essere anche una procedura di autovalutazione del SEMP e una procedura per il miglioramento di anno in anno. La conferma che tutto questo è stato fatto, che si chiama Confirmation of Compliance, ma possiamo chiamarla in italiano l'approvazione del SEMP, sarà rilasciata dall'amministrazione di bandiera o dalla RO o dalla classe incaricata e, attenzione, questo è importante, dovrà essere mantenuta a bordo praticamente dal 1 gennaio 2023 o prima. Quindi il SEMP dovrà già essere a bordo al 1 gennaio 2023. Non ho il tempo addizionale della prima visita che scade al. Ultima slide dal mio punto di vista. Andiamo a vedere, ho parlato che nel SEMP bisogna parlare del CII. Che cos'è il CII? È un indicatore che dà un'idea di quanta è la CO2 emessa su miglio e per deadweight della nave. Allora, questo numero viene classificato in funzione a delle fasce, quindi se il numero rientra in una fascia che è A, B o C, il numero va bene. Direi che ci sono anche delle proposte di fare qualche cosa per incentivare ad andare nelle classi B e A. C è la classe, diciamo, di piena sufficienza, per cui la nave non ha problemi. La classe D e la classe E invece sono le classi per le quali viene richiesto di fare dei miglioramenti. La classe D, se ci si rimane per 3 anni consecutivi, non è più possibile rimanerci per un quarto anno e quindi bisogna inviare un piano di azioni correttive, registrarlo nel SEMP, farlo verificare dalla classe e dall'amministrazione e fare in modo che, e quindi quando queste misure saranno implementate, la nave salga di una classe o fascia che sia. Stesso discorso si applica per la fascia E, per la classe E, ma a questo punto non dopo il terzo anno, ma direttamente dopo il primo anno. Quindi dopo il primo anno che la nave avesse un risultato in classe E, è necessario trovare un piano di azioni correttive da scrivere nel SEMP e da attuare.
Già adesso, con i dati di emissioni del CO2 del DCS, è possibile iniziare ad avere un'idea di quelli che sono stati, quantomeno nel passato, le classi che sarebbero potute essere assegnate alle navi attualmente in esercizio. Detto questo, lascio la parola all'ingegner Carosi, che ci farà vedere sostanzialmente come la EU approccia lo stesso problema, secondo me, con limiti più stringenti di quelli dell'IMO. Buon pomeriggio a tutti. Guardando il quadro normativo con la stessa linea del tempo usata per rappresentare quello dell'IMO, vediamo che l'Unione Europea ha cominciato a muoversi intorno nel 2019, quando ha pubblicato il Green Deal europeo, che era un documento nella quale stabiliva la strategia dell'Unione verso la decarbonizzazione. E elementi importanti sono stati aggiunti a giugno e luglio di questo anno, perché a giugno è stata adottata la normativa europea sul clima, che stabilisce i limiti per l'Unione per il 2030 e il 2050, stessi anni in cui sono stati messi i limiti per all'IMO, però, come diceva l'ingegner Cogliolo prima, sono diversi. Al 2030 è richiesta una riduzione interna dell'emissione di GHG del 55% rispetto ai livelli del 1990, quindi non del 2008, e al 2050 l'Unione pone come target climatico ambiziosissimo la neutralità climatica all'interno del territorio europeo, che significa per la parte del settore trasporto la riduzione del 90% delle emissioni. Questa legge normativa climatica è previsto che venga rivista nel 2023 alla luce dei primi provvedimenti presi, e la Commissione si è riservata la possibilità di stabilire al 2040 un ulteriore obiettivo climatico che verrà stabilito successivamente. A luglio 2021 è stato presentato da parte della Commissione europea il pacchetto che ormai conosciamo tutti, chiamato Fit for 55, perché ricorda il famoso 55% di riduzione previsto nel 2030, con il quale la Commissione prova a stabilire un pacchetto di normative, di misure, c'è con l'obiettivo di raggiungere il target climatico della riduzione del 55% al 2030. Sono qui rappresentate, come sono state rappresentate sul sito della Commissione, e questa serie di norme toccano i trasporti, il settore delle tasse e dei commerci, il clima e l'energia. Andiamo più nel dettaglio per quanto sono le principali proposte della Commissione per il trasporto marittimo. E che sia chiaro da qui in poi in questa presentazione che queste sono le proposte della Commissione così come sono state pubblicate a luglio. Ma da una proposta della Commissione affinché questa diventi norma deve passare l'iter legislativo dell'Unione, che prevede la discussione e l'adozione della misura dalle altre due parti legislative dell'Unione, che sono il Consiglio europeo e il Parlamento. Di solito l'iter normativo è un anno e mezzo, si prevede che però questi temi sulla decarbonizzazione abbiano una rapida discussione e che con la presidenza attuale, la prossima francese, comunque abbiano una velocizzazione nel processo. Andando a vedere quali le proposte per il trasporto marittimo, vediamo l'estensione dell'attuale sistema per lo scambio di quote di emissioni, quindi l'ETS, l'estensione dell'ETS al trasporto marittimo, un nuovo regolamento che si chiama Fuel Maritime, che tende ad incentivare l'utilizzo delle energie rinnovabili e combustibili a basse emissioni di carbonio, la revisione del regolamento sulle infrastrutture per i combustibili alternativi, la revisione della direttiva sulle energie rinnovabili e quella sulle tasse sull'energia. Andiamo a guardare in particolare quelle che secondo noi sono le principali misure che impatteranno sul sistema navale, che sono la proposta di modifica della direttiva ETS e la Fuel Maritime. Partiamo dalla proposta di revisione della direttiva ETS. L'applicabilità è alle navi a cui si applica l'MRV, quindi sono le navi di 5.000 GT ed oltre.
si considera l'emissione di tali navi, indipendentemente dalla loro bandiera, nel momento in cui fanno viaggi all'interno dell'Unione. I viaggi che hanno o una partenza o un arrivo al di fuori dell'Unione, però questi in questo caso vengono contati del 50%, e le emissioni di queste navi durante la permanenza al loro bermeggio nei porti dell'Unione. E intervengo un attimo, soltanto per dire una cosa. Nel sistema MRV eravamo abituati a considerare il 100% del viaggio da un porto extraeuropeo a un porto europeo. In questo caso c'è una contabilità in più, bisogna, di questi viaggi bisogna considerarne soltanto la metà. Ok, poi bisogna tenere conto dei fattori importanti. Prima di tutto che l'ETS si basa sui dati raccolti dal regolamento MRV, che la compagnia intesa come l'armatore o comunque di chi esercita la responsabilità sull'operatività della nave, e per autorità di riferimento si intende lo Stato membro europeo nel caso in cui la compagnia sia registrata in Europa, oppure si aprono due casi: la compagnia non è registrata in uno Stato membro ma ha effettuato nei precedenti due anni dei viaggi in Europa e quindi lo Stato membro diventa, l'autorità di riferimento diventa lo Stato membro dove sono stati effettuati il maggior numero di scali, oppure la compagnia non è registrata in uno Stato membro, non ha effettuato alcun viaggio nei due anni precedenti, allora l'autorità di riferimento è considerata il primo Stato membro toccato dai successivi viaggi. Andiamo ai requisiti. Ripeto, questa è una proposta, quindi può darsi che nell'iter legislativo poi qualcosa cambi. Comunque queste sono le proposte sul tavolo al momento. Entro il 31 marzo di ogni anno la compagnia deve presentare all'autorità di riferimento il dato aggregato delle emissioni verificate nell'anno precedente e entro il 30 aprile di ogni anno la compagnia deve restituire le quote di emissione per ogni tonnellata di emissione dichiarata. Alla luce del fatto che il sistema navale entra per la prima volta nel sistema ETS, non sono previste quote gratuite, ma un periodo di transizione nei primi 4 anni. Cioè nei primi 4 anni non dovrà essere restituito il totale delle emissioni emesse e dichiarate, ma una percentuale di questo, che va dal 20% nel primo anno al 100% al quarto anno e poi per i successivi. Le sanzioni previste dalla bozza di normativa sono la pubblicazione da parte dello Stato membro delle compagnie che non hanno restituito le quote, un pagamento di una multa per ogni tonnellata emessa per la quale non è stata restituita la quota, e una compagnia che non ha restituito quote per 2 o più anni consecutivi può anche essere negato l'accesso ai porti europei fino a che non ottempera il requisito imposto dalla norma. Passiamo ora all'altra proposta che secondo noi avrà un impatto significativo, che è quella della Fuel Maritime. Questo è un regolamento, quindi a differenza della direttiva precedente, una volta che verrà approvato sarà di diretta entrata in vigore perché non dovrà essere recepito dagli Stati membri. La sua applicabilità è la stessa dell'ETS, quindi navi di 5.000 GT ed oltre, indipendentemente dalla loro bandiera e per i viaggi di cui abbiamo parlato prima. Quindi all'interno dell'Unione, viaggi con partenza o arrivo al di fuori però conteggiati al 50% e durante la permanenza all'ormeggio nei porti dell'Unione. Ciascuna nave, quindi ora qua non si parla più della compagnia ma il requisito è sulla nave, ciascuna nave deve avere un piano di monitoraggio che deve essere verificato con il quale monitora e comunica la quantità, il tipo di energia che usa a bordo sia durante la navigazione che all'ormeggio. A partire dal 2030, anche questa data è una proposta, le navi portacontenitori e le navi passeggeri che sono ormeggiate in porti dell'Unione dovranno utilizzare l'alimentazione da terra, a meno che l'ormeggio non duri meno di 2 ore, non utilizzano tecnologie di emissione zero, oppure ci siano dei casi in cui o per sicurezza o per indisponibilità o inadeguatezza dei punti di connessione al porto non sono in grado di collegarvisi. E anche in questo caso il sistema di rapportazione è molto simile all'MRV e all'ETS, le scadenze sono simili. Entro il 30 marzo la compagnia deve fornire al verificatore per ogni nave i dati necessari
al calcolo di quanto richiesto dal regolamento, cioè i porti di partenza ed arrivo, la quantità del carburante che è stato consumato sia in navigazione che all'ormeggio e i fattori di emissione per ciascun tipo di carburante e la quantità di energia alternativa consumata all'ormeggio e in navigazione. Il verificatore calcola l'intensità media di emissione dell'energia consumata a bordo, che è ricavata dal consumo di carburante, tenendo conto di tutta la vita del carburante, quindi dalla sua produzione al suo consumo. Anche qui interrompo un attimo. È importante vedere come la comunità europea sta iniziando a parlare di qualcosa che in IMO è ancora in embrione, e cioè della vita complessiva del combustibile, quindi tutta la CO2 che viene emessa da quando il combustibile viene, diciamo, creato, estratto oppure creato, trasportato, messo a bordo e consumato. Questo ovviamente ha degli impatti abbastanza grossi quando si parla di biocombustibili, quando si parla di idrogeno e di ammoniaca, perché in questo modo si tiene conto complessivamente di tutta la CO2 che eventualmente viene emessa sia per la produzione che per il consumo. Il saldo di conformità della nave, cioè viene calcolata sia l'intensità media annua di emissione che è stata fatta dovuta all'energia consumata a bordo e viene confrontata con un limite di riferimento che è legato ai valori della flotta media nel 2020 ricavati dall'MRV. Tale valore limite, anche in questo caso, scenderà tutti gli anni di una certa percentuale, quindi nel 2025 sarà ridotto del 2% fino ad arrivare alla riduzione del 75% nel 2050. Questo è il saldo di conformità. Ovviamente potrà capitare che la nave sia in eccesso o in disavanzo di conformità. Nel caso di eccesso, la nave potrà usare l'eccesso e tenerselo per le successive verifiche negli anni a seguire. Inoltre il verificatore deve calcolare il numero di scali non conformi, questo vale per le passeggeri e le contenitori che saranno tenuti all'utilizzo dell'alimentazione da terra nei porti a partire dal 2030 e l'eventuale importo delle sanzioni. Perché entro il 30 aprile la compagnia deve inviare, rapportare le informazioni che sono state verificate dal verificatore alla commissione. Entro il 30 giugno viene rilasciato il certificato di conformità. In questo lasso di tempo c'è la possibilità sia, come ho già detto, di accantonare o usare dei prestiti di eccedenza di conformità per la stessa nave tra i periodi diversi. E un'altra cosa che viene data la possibilità è il raggruppare, fare il pooling fra navi anche di compagnie diverse ma con lo stesso verificatore al fine di garantire il saldo di conformità positivo. Sanzioni in questo caso, se al 1 maggio, anche dopo aver fatto accantonamenti e prestiti o il pooling, la nave presenta un disavanzo di conformità, deve pagare una sanzione e le navi passeggeri e portacontenitori devono pagare le sanzioni per ogni scala a cui non sono risultate conformi. Nel caso di sanzione, il certificato di conformità viene rilasciato una volta che la sanzione è stata pagata. Con questo, la parte dell'Unione Europea è conclusa. Riassumendo, sostanzialmente qui vediamo alcune cose nuove da parte dell'Europa che sono sostanzialmente la possibilità di, come abbiamo detto prima, di considerare il combustibile in tutta la sua vita e, altro fatto abbastanza nuovo e importante, non la singola nave ma la flotta o un gruppo di navi anche di diverse compagnie purché abbiano lo stesso verificatore, possono riunirsi in pool tra navi meno performanti e navi più performanti in maniera tale che le eccedenze delle une possano in qualche modo essere compensate dalle altre. Se ci fossero delle domande, ci farebbe molto piacere. Sono Bertani, buonasera. Buonasera. Volevo chiedere una cosa, ma hanno già deciso... Io, leggendo la FUL EU, mi sembrava che loro volessero dare il riferimento per la conformità, però mi sembrava che loro dicessero che lo devono determinare nel 2022, non so per quale motivo. Invece voi mi dite che già l'hanno determinato il benchmark di riferimento, io l'ho letto in inglese, parlavano di benchmark di riferimento, che però si riservano
di dare nel 2022, però ho sentito l'ingegnere che diceva che a un certo punto è basato su quelle che sono le misurazioni del 2020. Ormai siamo a settembre del 2021, devono essere dei calcoli complicati. Allora, lei ha ragione, nel senso che la fuel maritime nella bozza indica come possibilità il parametro di riferimento i dati del 2020, però nel momento in cui è stata pubblicata a luglio 2021 il numero non c'è ancora. E quindi siccome la bozza deve essere ancora approvata, il numero verrà fornito in seguito. Però sappiamo che è il numero che viene fuori dai dati dell'MRV del 2020. Quindi e poi scusate, allora una volta che abbiamo questo benchmark di riferimento di intensità, le navi sono tenute a rispettarle dal primo anno del regolamento, non dal 2025. No, le navi lo devono rispettare a partire dal 2025. Ah, dal 2025? Sì, c'è un regolamento. La riduzione del 2%, quindi cosa vuol dire? Io penso che dal 2025 si dovesse ridurre del 2%, per esempio, dato che c'è la scaletta di riduzione. Sì, allora, il dato a cui dobbiamo fare riferimento è il dato calcolato sulla flotta del 2020. Questo regolamento ci metterà, facciamo un'ipotesi, 2 anni per andare in gazzetta ufficiale, sarà applicabile probabilmente a partire dal 2024, sarà in vigore dal 2024. Quindi il primo anno di verifica sarà il 2025, nella quale l'intensità misurata, monitorata a bordo, dovrà essere verificata rispetto al dato del 2020 ridotto del 2%. Grazie mille. Ingegner Dapì? Sì, buongiorno a tutti. Io avevo due domande da fare. Inizio con la prima. I numeri spaventano sempre, perché stiamo parlando di un 40% di riduzione dell'intensità di trasporto previsto dall'IMO al 2030, e un 55% di riduzione dei greenhouse gas rispetto al 1990 prevista dalla Comunità Europea. Tuttavia poi si è visto che in realtà il settore navale, parliamo dell'intensità di trasporto, al settore navale mancherebbe un 11% se si guarda alla stiva fornita, per targettare il 40% di riduzione, o il 22% se si guarda invece all'offerta sostanzialmente. Questo per l'intensità di trasporto. Sul pacchetto dell'Europa Fit for 55, di questo 55% di riduzione, quanto oggi ha già realizzato il settore marittimo? Questa è la prima domanda. La seconda domanda invece è relativo alle classi energetiche, e cioè ho inteso che se una nave in classe E immediatamente dopo il primo anno di verifica deve implementare delle azioni correttive. Immaginiamo che la società implementa le azioni correttive, queste vengono approvate, ma alla fine non riesce a targettare il risultato, cioè a raggiungere una classe di merito superiore. La mia domanda è: cosa succede in questo caso? Deve rifare la stessa. Allora, dopo l'anno la nave di nuovo in classe E deve rifare delle altre, deve ripreparare delle altre misure, deve rifarsele approvare e via così, diciamo, no? Nel senso che il certificato viene rilasciato dopo che l'amministrazione, ovvero la classe, sono convinte che quelle misure messe in campo dalla società possano portare la nave dalla classe E a una classe superiore. E poi viene rilasciato lo Statement of Compliance. E siamo a giugno, siamo al primo semestre. Se la nave alla fine dell'anno ha migliorato tutto bene, se è in classe C non deve fare più niente, se è in classe D ci può rimanere per altri 2 anni, se è in classe E deve adottare di nuovo delle altre misure
perché evidentemente le precedenti non sono state sufficienti, e con queste altre misure, se soddisfa l'amministrazione, la RO, avrà di nuovo un certificato per navigare e la cosa si ripeterà. Ok, questo vuol dire quindi che una nave può rimanere, se ovviamente viene approvata, anche più anni in classe E ed è autorizzata comunque a tradare, a condizione che ogni anno vengano implementate le azioni correttive. Esattamente sì. Sì. Invece per la prima domanda ti devo dire che non so rispondere, perché non abbiamo il benchmark del 1990 e non abbiamo fatto il conto. Lo faremo e vi sapremo dire. Grazie. Ci sono altre domande? Ingegner Faraone. Buonasera a tutti, grazie Andrea. Una cosa di cui ho sentito parlare, ma ho motivo di supporre che siano state fatte delle simulazioni da più di un armatore, senza entrare ovviamente nello specifico e non volendo dare né allarmismi. Abbiamo già un'idea di come siamo messi o no? Capisco che la domanda è un po' difficile, però. Allora, io vorrei rispondere non con dei casi particolari, ovviamente. No, certo, ci mancherebbe, grazie. Vorrei rispondere con in questo modo. Allora, se l'IXAI, partiamo dall'IXAI, fosse basato su una media di tutte le navi del mondo, sarebbe abbastanza probabile che in una flotta media, grande, io abbia il 50% delle navi che stanno bene e il 50% delle navi che stanno male. Ok, per il concetto proprio di aver preso come benchmark una media. Purtroppo non è stato preso come benchmark la media, ma è stata presa la media meno qualche cosa. Quindi è abbastanza probabile che le navi che stanno male, tra virgolette, cioè che devono fare qualcosa, siano più del 50% delle navi totali. Questa è l'idea che ci siamo un attimino fatti e ci sembra che non sia un'idea tanto sbagliata, avendo esaminato già i primi casi. Grazie Andrea. Allora lasciamo il posto. Buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera. Ciao Carlo, buonasera. Al contrario. È un concetto di punto di vista. Allora, ritorniamo un attimo a capire meglio i principi sul quali è basato il primo indice stabilito dall'IMO, questo indice per le navi esistenti che è IXI. È molto simile al calcolo che si è già fatto per le navi nuove, che si chiama EEDI, ed è sostanzialmente un rapporto tra la CO2 emessa dai motori, sia i motori principali di propulsione, sia i motori ausiliari, è diviso per la capacità normalmente espressa in termini di deadweight, quindi tonnellate di trasporto della nave, e la velocità che la nave è in grado, di raggiungere. Ci sono delle particolarità in questo calcolo, perché trattandosi di navi esistenti, alcune delle variabili possono non essere facilmente disponibili, come il consumo specifico dei motori o la effettiva velocità che la nave può raggiungere in determinate condizioni che la norma stabilisce, che sono quella di massima immersione corrispondente alla marca di bordo libero estivo. Però, per come è fatta la formula, vediamo un attimo come si può andare, a parte la metodologia di calcolo, come si può andare a migliorare il rating che risulta da questo indice. Bisogna sostanzialmente andare a minimizzare il numeratore e massimizzare il denominatore. Quindi
le opzioni che ci sono sono una limitazione della potenza del motore, una limitazione che tipicamente la norma intende come limitazione rimovibile per coprire i casi di emergenza. Per ridurre la potenza si possono pensare all'introduzione di utilizzatori ad alta efficienza o la riduzione dei consumi di energia elettrica, quindi rivalutazione del bilancio elettrico secondo quello che è l'effettivo consumo della nave. Andando al denominatore si può pensare ad aumentare la portata della nave, quindi aumentando l'immersione, però questo può avere un effetto contrastante, perché il requisito da raggiungere anche quello dipende dalla portata della nave, quindi si va a migliorare l'indice ma si va a rendere anche più stringente il requisito con il cambio della portata. E l'altro termine su cui si può agire è l'aumento della velocità, ad esempio per mezzo di sistemi di efficientamento idrodinamico, quali possono essere pitture, vernici a basso coefficiente di attrito e altre tipologie di efficientamento idrodinamico con le appendici varie. Ecco, volevo, riallacciandomi un po' al discorso dell'Europa, volevo farvi notare che ad esempio, come vediamo nella formula, all'interno delle parentesi, sia per i motori principali che per i motori ausiliari, abbiamo sempre una potenza, che abbiamo visto è necessario cercare di ridurre, un consumo specifico, quello è in funzione poi dell'efficienza del motore principale o del generatore, ma abbiamo anche un carbon factor. E nel caso specifico delle normative IMO, a differenza della normativa europea, il carbon factor applica un approccio cosiddetto tank to wake o tank to propeller, quindi effettivamente i coefficienti, che sono gli stessi poi utilizzati per gli EDI, sono quelli del consumo a bordo, e questo quindi in funzione del tipo di fuel, ma indipendentemente dalla loro origine, quindi un diesel o un biodiesel hanno esattamente lo stesso carbon factor. Quindi, in ottica di misure IMO, l'utilizzo di fuel sostenibili ad oggi non hanno un impatto di riduzione. Allora, quindi una nave che non dovesse risultare conforme al requisito dell'indice XI, ha dei mezzi per andare a correggere l'hardware della nave per rientrare nei limiti. Il primo metodo è la limitazione della potenza del motore, quello che viene chiamato engine power limitation o shaft power limitation, con le relative abbreviazioni, a seconda tecnicamente di dove il blocco alla potenza viene installato. Però c'è, diciamo che c'è una penalizzazione, per cui nel caso di limitazione della potenza del motore cambia il metodo di calcolo, per cui si ha un vantaggio in termini di questo indice che non è direttamente proporzionale con la riduzione di potenza che viene introdotta, ma si perde un qualcosa, diciamo che c'è una quota parte di questa perdita di potenza che non viene considerata. Un secondo fatto da tenere presente è che la curva della corrispondenza tra la potenza e la velocità da utilizzare nel calcolo può essere molto difficile da ottenere per queste navi, trattandosi di navi esistenti, e in prima battuta per le navi più recenti che sono soggette agli EDI si può utilizzare la curva approvata per l'altro indice EDI. Diversamente occorre stimare una velocità della nave con prove in vasca o calcoli numerici come CFD, oppure prove in mare che però facilmente devono essere calibrate con la prova in vasca se non si riesce a eseguire queste prove alla massima immersione in bordo libero estivo. Quindi sostanzialmente per avere un indice che rispecchia il più possibile la realtà della nave bisogna prevedere di eseguire dei calcoli o delle prove al vero sulla nave, perché diversamente la norma dà l'unica via d'uscita di assumere un valore di velocità approssimato che però abbiamo riscontrato essere abbastanza penalizzante per la maggior parte delle navi. Ovviamente ci sono delle eccezioni in questo. A questo riguardo RINA ha sviluppato una linea guida per il calcolo di questo indice che è disponibile sul sito RINA,
e fornisce tutti i dettagli al riguardo, l'esecuzione del calcolo stesso, e include anche alcuni consigli su come. Come diceva l'ingegnere Faraone, effettivamente noi come Irina stiamo acquisendo molta esperienza nell'applicazione di intanto delle linee guida, quelle ufficiali IMO che vedete elencate in questo slide, e poi in varie casistiche con i vari armatori. Chiaramente ogni volta esce fuori qualche questione un po' più tricky, qualcosa che non è specificato bene dalle linee guida esistenti finora. Quindi effettivamente la nostra linea guida, che tra l'altro è a disposizione sul nostro sito, Irina Cube, quindi facilmente scaricabile, noi cerchiamo di aggiornarla sempre, ne uscirà una prossima release proprio nei prossimi giorni, dà proprio una spiegazione passo passo di come eseguire il calcolo e proprio anche qualche suggerimento utile sulle cose da tenere conto. Quindi vale veramente la pena comunque tenerla presente e darci un'occhiata. Allora, ci sono alcune navi, tipicamente, o meglio, in questo caso esclusivamente, le bulk carrier, le tanker, le container, che hanno un vantaggio nell'esecuzione di questo calcolo, nel senso che per questa tipologia di navi, anziché avere le prove in mare eseguite alla Summer Lord Line, è ammissibile utilizzare le prove in mare eseguite all'immersione di progetto, quindi è molto più facile che siano disponibili per le navi esistenti. In questo caso l'IMO consente di utilizzare una formula abbastanza semplice per la correzione della velocità e riportare dalla velocità misurata alla velocità di riferimento nella condizione prevista. Questo è il fenomeno, è una rappresentazione grafica del fenomeno di perdita del vantaggio della riduzione di potenza. Sostanzialmente l'area che vedete tra le due curve rappresenta la perdita nel caso in cui si vada a eseguire una riduzione della potenza. Una quota della potenza che si è tolta non viene riconosciuta ai fini dell'indice. E Carlo, direi che al di là poi oltre al concetto teorico dietro, poi ci sarà proprio una parte pratica, diciamo, di implementazione di questa power limitation, che ricordiamo la cosiddetta override wall, quindi c'è la possibilità di usufruire di questa riserva di potenza, e proprio l'applicazione potrà essere sia di tipo meccanico, quindi con l'installazione di un ceiling sul motore, o ad esempio di tipo elettronico con l'impostazione di una password. Chiaramente ogni qualvolta questa riserva di potenza venisse utilizzata per motivi di safety o security per la nave o per l'equipaggio, questa andrà segnalata, andrà registrata in un log dedicato, dovrà essere sviluppato un piano di gestione di questa riserva di potenza, andrà chiaramente avvisata l'amministrazione o l'RO, che solo verrà avvisato che questa è stata utilizzata, ma dovrà fare in modo anche di essere presente nel momento in cui questa verrà reinstallata, qualora finisse l'esigenza. Questo diagramma è una rappresentazione grafica di ciò che vi dicevo prima, cioè che per ottenere il valore della velocità da inserire nel calcolo non è sempre banale, perché occorre fare una costruzione abbastanza complessa, una ricostruzione delle conversioni da una condizione all'altra, che è piuttosto complessa e quindi può richiedere calcoli CFD o prove in base. Questi dettagli sul calcolo dell'indice di design, ecco, che ricordiamo è un indice one-off, cioè viene calcolato una sola volta nella vita della nave, deve rispettare il limite alla prima visita che si esegue nel 2023, ma non viene poi ricalcolato durante la vita nave, a meno che non ci siano variazioni significative costruttive della nave. Passando ora invece all'indice operativo, l'indice operativo è molto, diciamo, in teoria è simile come formulazione, ma in realtà calcola la CO2 emessa non come potenza dei motori, ma come effettiva CO2 emessa sulla base del combustibile consumato durante un anno. I dati da utilizzare per il calcolo di questo indice sono i dati che già vengono raccolti in quello che viene definito DCS, cioè il Data Collection System dell'IMO, e quindi il calcolo dell'indice di per sé è abbastanza semplice, perché è la massa del CO2 emesso nel corso di un anno diviso il lavoro di trasporto eseguito dalla stessa nave. Il lavoro di trasporto è il deadweight della nave per le miglia
le miglia percorse. Solamente per alcune tipologie di navi l'indice ha una formulazione lievemente diversa, perché non, anziché tener conto del deadweight utilizza la stazza della nave. Che questa è una novità per certi tipi di navi, in quanto per gli XI gross tonnage ancora adesso è solo per le navi cruise, invece per il CII si è riconosciuto che anche per i traghetti e le navi ro-ro porta auto, che sono fondamentalmente delle navi porta volume, effettivamente la gross tonnage è una metrica più corretta da utilizzare per definire la capacità della nave. Okay. Abbiamo visto che questo, ciascuna nave, a seconda del valore raggiunto con questo indice CII, verrà classificata nelle 5 classi ABCDOE. Una particolarità è che queste classi ABCDOE non sono statiche, ma sono classi che si vanno inseguendo nel corso del tempo. In particolare, vedete sulla destra, gli indici riferiti a, in questo caso a partire dal 2019, sostanzialmente quindi queste classi verranno inseguite del 5% per il 2023, del 7% nel 2024, 9% e 11%, e i valori per gli anni dal 2027 al 2030 sono ancora da stabilire, verranno stabiliti più avanti. Un punto fondamentale è che le guideline ad oggi non affrontano i fattori correttivi per specifici tipi di nave, né criteri di esclusione di alcuni viaggi, e questi verranno discussi dall'IMO nelle prossime riunioni, in particolare verranno consolidati all'MPC 78 che si terrà solamente nel 2022 e quindi molto avvicinato alla data di entrata in vigore. Quindi la metodologia per eseguire questa classificazione verrà completamente definita solo in prossimità dell'entrata in vigore. Esatto, e tra l'altro in discussione al Correspondence Group, siamo proprio in questo momento al terzo round, cui il Correspondence Group effettivamente sottoporrà un report al prossimo MPC 77 a novembre, ma è solo uno stato dell'arte della discussione. Anche effettivamente tutta la parte sul SEMP, quindi le guideline per andarlo a definire, per andarlo a verificare, la parte dei PSC è ancora in discussione, quindi tante domande che effettivamente ci si pone su come deve essere stilato, come deve essere preparato il piano delle corrective action, ha ancora la questione che le linee guida di riferimento sono in discussione, per cui non ci sono dei parametri o dei punti di riferimento definiti. Bene, vediamo un attimo la tempistica di applicabilità di questo indice operativo. Sostanzialmente, dopo il 31 dicembre di ciascun anno, occorre che l'armatore esegua il calcolo di questo indice operativo raggiunto dalla nave nel periodo di 12 mesi precedenti. Entro marzo di ciascun anno, si dice dopo dicembre perché ovviamente dovendo essere basato sul dato di tutto l'anno non può che essere fatto a partire da gennaio, ma entro marzo l'armatore deve fare una relazione all'amministrazione di bandiera o all'RO che contiene questo indice annuale operativo ottenuto dalla nave, e questa informazione dovrà essere fornita all'amministrazione per via elettronica e tramite un formato standard che peraltro è ancora da consolidare. Al ricevimento di queste informazioni, cioè in particolare entro maggio di ciascun anno, la RO, quindi la classe normalmente, verificherà l'indice annuale e assegnerà la classe di riferimento ABC o DOE e rilascerà quindi uno statement of compliance relativo sia ai consumi di combustibile, nel senso cioè sia la conformità relativa ai requisiti di raccolta dei dati di consumo, sia la conformità della classe ottenuta rispetto ai requisiti. Abbiamo detto che all'MPC 78 probabilmente verranno consolidati i fattori correttivi. Questi fattori correttivi sono abbastanza importanti soprattutto per alcune tipologie di navi. Se pensiamo ad esempio alle navi adibite al trasporto di contenitori frigoriferi o anche le navi cisterna con raffreddamento o riscaldamento del carico, ci sono consumi che possono raggiungere anche il 30% in più rispetto a una nave che non abbia questi sistemi. Si parla ad esempio di navi
ferme che sono utilizzate per lo stoccaggio di combustibile, soprattutto in questo periodo. Ovviamente queste navi non eseguono un trasporto e quindi hanno dei consumi per il mantenimento del carico, per il proprio esercizio, ma non percorrono miglia e quindi il rapporto è assolutamente pessimo. Ad esempio si parla di operazioni di posizionamento dinamico per le shuttle tankers, queste sono cisterne che eseguono lunghi periodi di posizionamento dinamico, quindi con elevati consumi di propulsione, ma in realtà con miglia percorse estremamente limitate. Abbiamo visto quindi che questi fattori correttivi sono in discussione, non sappiamo effettivamente se tutti quelli di cui si parla entreranno in vigore, perché abbiamo visto le amministrazioni avere delle grosse perplessità su questi fattori, soprattutto per il relativo enforcement, nel senso che questi fattori correttivi comportano intanto un maggiore impegno per l'esecuzione del calcolo stesso e poi presentano delle criticità dal punto di vista della verifica circa la veridicità del dato stesso. Con questo ringrazio, lascio la parola alla collega. Grazie Carlo. Andrei avanti con alcuni ragionamenti su questi indici definiti dalla IMO dal punto di vista tecnico-operativo, avendo però un focus più sulla parte delle navi passeggeri. Ritornando alla formula, abbiamo visto che un modo per andare a ridurre il numeratore della formulazione degli XI è quello, in questo caso solo per le navi passeggeri, di andare a diminuire la potenza per gli ausiliari. Infatti, a differenza delle navi da carico, per le quali questo valore è una percentuale della potenza per la propulsione, in questo caso si parla proprio di effettiva richiesta di energia elettrica. In ambito EEDI questa è definita ed è da prendere dal bilancio elettrico, tirato proprio secondo le richieste dell'EEDI. Quando parliamo però di navi esistenti, questo bilancio, questo disegno tendenzialmente innanzitutto non è più aggiornato. Si parla a volte dei disegni originali preparati dal cantiere che sono volutamente sovrastimati per i dimensionamenti dei vari impianti e soprattutto durante il ciclo di vita della nave magari molte modifiche sono state apportate, sia in probabilmente anche in termini di efficientamento energetico. Quindi, sia per rispecchiare una situazione più oggettiva, sia per cogliere l'occasione di installare effettivamente delle utenze con un'efficienza maggiore, vale la pena di rivedere questo piano. Ma un'altra opzione che è stata implementata è quella di effettuare un monitoraggio reale a bordo, che chiaramente è quello che è gerarchicamente ottimale perché dà l'idea di quanto effettivamente sia la richiesta di energia a bordo. Per fare questo, ad esempio, noi abbiamo inserito proprio nella nostra linea guida tutta una serie di suggerimenti su come questo sistema di monitoraggio deve essere fatto, su quale deve essere la durata delle campagne di monitoraggio e anche ogni quanto i dati devono essere raccolti. In questo caso per gli XI è stata introdotta, come per la velocità, una terza opzione basata su delle formule statistiche che permettono di avere un valore approssimato. Sono formule a disposizione solo per le navi loro passeggeri, per le navi cruise, sono fondamentalmente basate sul cross tonnage. A differenza della velocità danno dei risultati un po' approssimati un po' più oggettivi, quindi eventualmente come terza opzione si possono utilizzare. Sono stati poi modificati alcuni fattori correttivi all'interno dello schema, quindi c'è stata una modifica della FGI RORO, che è un coefficiente molto importante per le navi sia RORO passeggeri che da carico, perché abbatte molto la potenza, ed è stato deciso di fissarlo al 75% dell'MCR, indipendentemente che la nave applichi una power limitation o che abbia ad esempio uno shaft generator che va a modificare questo 75%, quindi da tenere presente nel caso si vadano effettuare punti. Ed è stato poi introdotto invece un nuovo coefficiente correttivo per le navi RORO porta auto. Mi soffermo brevemente su questo fattore correttivo sia dal punto di vista tecnico ma soprattutto da come è stato, da come è nato e da come è stato portato avanti e poi approvato. È stato un coefficiente che è stato proposto proprio dalla bandiera italiana e secondo me è un ottimo esempio di collaborazione tra diversi stakeholder e che secondo me è proprio l'approccio
da avere in questo contesto di ottimizzazione energetica, di decarbonizzazione, dove secondo me è sempre più necessario avere la sinergia tra tutte le parti. Quindi noi come società di classifica, l'amministrazione italiana che poi ha proposto questo fattore alla IMO, gli armatori che ci hanno fornito i dati, le associazioni di categoria come Confitarmi che ci hanno supportato, nonché anche le università per l'esecuzione dei calcoli e il supporto tecnico della proposta. Ed è quindi la dimostrazione che qualora per un settore specifico, in questo caso un settore come quello delle navi portauto, che sono, non sono agevolate, anzi sono proprio mal rappresentate da un nuovo indice, e come questa difficoltà nel rappresentare le peculiarità di una tipologia di nave o comunque di qualsiasi problema tecnico, se supportato si possono fare delle proposte concrete anche in sede internazionale, avere il supporto degli altri stati membri e poi ottenere l'approvazione e l'inclusione dentro i regolamenti. Dal punto di vista operativo, anche per le navi passeggeri, sono state proposte dei fattori correttivi o delle esenzioni. Ad esempio, l'esclusione di viaggi per navi in sosta per lunghi periodi. Pensiamo ad esempio a una nave da crociera, e questa passa la maggior parte della giornata ferma in porto, e onde evitare che una nave, siccome non avendo miglia percorse, ha un CII peggiorato, quasi quasi si aveva il controsenso che era meglio una nave che girasse fuori dal porto tutto il giorno piuttosto che avere miglia zero. Ora, se vedete, in questo contesto ci sono un po' dei paralleli anche con la normativa europea. Invece la normativa europea ci chiederà dal 2030 per le navi da crociera e navi passeggeri di essere o collegate da terra o comunque essere in grado di non avere emissioni in porto. Quindi, se è vero che ad esempio l'installazione di una batteria non ha un impatto sul calcolo degli indici, ad esempio XI, però sicuramente potrebbe essere un ragionamento da fare anche per ottemperare ad altri regolamenti come quelli europei. Sono state poi anche proposte nuove categorie, come ad esempio la separazione degli HSC dal settore Ropax, e come abbiamo visto, essendo il CII un indice molto semplice, quindi CO2 emessa per capacità della nave miglia percorse, essendo che come capacità si parla solo di deadweight o di gross tonnage, è stato proposto ed è stato incoraggiato di sottoporre anche altri indici con altre metodologie di calcolo della capacità, quindi per navi da crociera gli available over berth e per le navi ro-ro i metri lineari. Come già anticipato da Carlo, tutto questo è ancora in discussione al correspondence group e quindi vedremo se effettivamente quale di queste opzioni andrà avanti. Brevemente per dirvi che non solo il 2023 sarà un anno importante perché entreranno in vigore tutte queste nuove misure, ma prima del 2030 ci saranno sicuramente dei momenti importanti di riflessione, e questo ad esempio è il caso del 2026, nel quale sarà necessario vedere se effettivamente queste misure XI e CII sono in grado di farci arrivare ai requisiti del 2030. Se sarà necessario inserire queste misure o il meccanismo di implementazione di queste misure, o fare qualche cambiamento, come ha detto dal collega Carlo, il BCS al momento non è in grado, ad esempio, di recepire dati addizionali che possono servirci per fattori correttivi e esenzioni. Quindi anche quello magari dovrà essere rivisto. Sicuramente andranno definiti i fattori di riduzione per gli CII dal 2027 in poi, perché per motivi di compromesso al momento non sono stati definiti. Per concludere, finora abbiamo parlato di misure a breve termine per i target 2030, ma è sicuramente necessario iniziare a pensare anche a come ottemperare agli ambiziosissimi requisiti del 2050. E questi si ottengono con le cosiddette misure di medio e lungo termine. All'ultimo comitato è stato approvato con gran supporto un piano di lavoro per lo sviluppo di queste misure, che sarà sviluppato in tre in fasi, quindi raccolta di queste misure, analisi e sviluppo. Ed in effetti già dal corrispondente sviluppo in atto adesso questo piano di lavoro è stato fatto. Discussioni che verranno riprese ai prossimi comitati sono sicuramente tutto il mondo relativo a sia accelerare la ricerca per trovare delle soluzioni che attualmente non sono disponibili nel mondo del shipping per arrivare agli obiettivi del 2050, quindi come ad esempio fondare un International Maritime Research and Development Board and Fund direttamente gestito dalla IMO, o tutto quello che può essere il mondo delle tasse sui gas serra, che sono proprio delle misure di medio e lungo termine che andranno analizzate proprio sullo schema di questo piano di lavoro approvato.
con questo abbiamo concluso la nostra breve overview su quanto è stato deciso all'ultimo comitato e quanto entrerà in vigore nei prossimi anni. Come prima, ben volentieri, siamo aperti alla discussione o a eventuali domande. E sono di nuovo Bertani della Finvita. Buonasera. Volevo sapere, queste linee guida, quindi mi sembra di capire che la velocità statistica ogni armatore, se vuole utilizzarla per il calcolo delle interi, se la deve calcolare in casa, sulla base di una linea guida che voi avete messo sul, cioè voi avete suggerito delle linee guida che avete detto che sono sul sito. Di preciso come sono denominate queste linee guida? Come le avete chiamate? Che così dove le andiamo a trovare? Che così cominciamo a fare i calcoli? Il termine tecnico, cioè il codice di identificazione del documento, è GUI 40. Ma GUI? Si chiama GUI.40. Guida Golf con... Uniform India. India, sì. GUI 40. Il titolo è Guide for the Calculation of the Existing Ship Efficiency Index. Che a quel punto lì può essere utilizzata per il calcolo dell'XI della nave. Quindi la vuoi accettare. Guida che segue, che descrive passo passo come ottenere i vari parametri che entrano nel. E anche per la velocità incluso il calcolo della velocità statistica. Fondamentalmente basata sul MCR della nave e sul dead weight, quindi ci sono delle tabelle in funzione della tipologia di nave e si prendono dei coefficienti per calcolare questa velocità. Ma la statistica è stata eseguita dall'IMO che ha pubblicato poi i coefficienti da utilizzare. Quindi dice, no, perché io mi sembrava di capire così un paio di mesi fa, poi sentendo che voi date delle guide, sembrava quasi che noi avessimo dovuto fare basare la velocità statistica sulle statistiche operative della nave. Tipologia di navi sono stati definiti dei coefficienti per le quali in funzione di dead weight MCR calcolare la velocità. Però sui database è la fatto la segreteria dell'IMO. Noi riportiamo esattamente quello richiesto dall'IMO in tutto quello che può essere, ad esempio, quando si parla di monitoraggio della potenza elettrica a bordo, dove nelle linee guida IMO c'è una riga, facciamo una misurazione a bordo, noi invece spieghiamo un pochettino che cosa è necessario fare. Ma queste linee guida sono state recentemente rifatte, meglio definite, oppure da un po' che ci sono? Allora, la prima versione oserei dire che è uscita a luglio. Ora stiamo per pubblicare una seconda edizione con alcuni. Comunque state per pubblicare una seconda edizione perché sono arrivati dei chiarimenti da IMO? No, perché abbiamo eseguito alcune valutazioni interne e riteniamo di condividerle con gli stakeholder su quelle che sono le nostre interpretazioni e i nostri punti di vista di ciò che l'IMO non ha definito. Vi ringrazio. Come commento finale penso che c'è un po' di incertezza comunque in tutte queste norme, lascia dei grigi mica da ridere. Ecco. Un esempio, l'IMO dice che come valore della potenza elettrica utilizzata a bordo si può assumere il valore from annual monitoring e non dice altro. Annual monitoring si potrebbe interpretare col fatto che deve essere installato a bordo un sistema di monitoraggio continuo che registra per un intero anno il valore di potenza assorbita. Oppure? Nel nostro modo di vedere, questo annual average può essere ottenuto anche, diciamo, a campione, quindi eseguendo un campionamento periodico per un periodo che può essere anche diverso da un intero anno, purché venga, diciamo, purché sufficientemente esteso e con una certa frequenza. Quindi abbiamo inserito nella nostra linea guida che noi riteniamo che il campionamento vada fatto in due periodi, di cui uno estivo e uno invernale, che questo periodo di osservazione ciascuno deve essere di almeno 14 giorni e con almeno 3 misurazioni ogni 24 ore.
Sì, ma a questo punto qua, diciamo che a un certo punto c'è, riusciremo a calcolare le velocità statistiche nel giro di un anno, a questo punto qui. Questo è per il consumo di energia elettrica? Sì. Per la velocità. Ah, per poter fare il calcolo delle XI? Cioè sì, esatto, per utilizzare. Però comunque sia qua, ritardiamo sempre il calcolo delle XI, cioè nel senso, se dobbiamo andare su cose di questo genere vuol dire che non saremo in grado di capire le nostre navi se ottemperano o non ottemperano le XI prima di un po' di tempo. Se siamo costretti a fare queste rilevazioni. Ok, in prima battuta si può eseguire un calcolo sulla base del bilancio elettrico o della formula base. Nel caso in cui questa già soddisfi il requisito, ovviamente non serve procedere oltre. Ma nel caso in cui sia una mancanza di conformità, può essere conveniente. Possiamo provare a vedere se rientriamo dopo aver fatto queste verifiche, che richiederanno un pro del team. Richiederanno. Grazie mille. E Cesare da chi? Prego. Forse il microfono spento. Sì, ecco, più che una domanda volevo fare una considerazione. Noi abbiamo iniziato a fare i calcoli sia di CI e CII da un po' di tempo, quindi abbiamo un po' definito o chiarito quello che è il profilo della nostra flotta. In alcuni casi ci siamo trovati a dire che in realtà il CII, più che essere un indice di efficienza, è un indice di inefficienza, e mi spiego meglio. Cioè, navi che operano su due porti, stesse miglia, stesse velocità, ma operativamente una nave riesce a fare viaggi sempre da carica, quindi utilizzata meglio, mentre la seconda nave fa un viaggio da carica e un viaggio da scarica, quindi in ballast, la seconda nave è più efficiente della prima, utilizzando questo indicatore. Questo ovviamente è una contraddizione rispetto allo spirito con cui questi indicatori si sono costruiti. Quindi paradossalmente una nave che viaggia sempre scarica ha un indicatore migliore rispetto a una nave che invece viene utilizzata di più. Questo è un prezzo che si paga per avere una semplificazione del calcolo ed evitare l'effettivo carico trasportato nella forma. Certo. E la seconda considerazione è che l'utilizzo dei fattori correttivi è qualcosa di importante che riesca a passare, perché ci sono dei casi in cui navi tecnicamente progettate per incontrare anche la fase 3 dell'EDI, quindi stiamo parlando di le migliori navi che oggi esistono sul mercato, perché credo che la fase 4 ancora non è entrata in vigore. Navi che trasportano carichi riscaldati possono finire in classe C o D, sebbene tecnicamente siano le migliori oggi esistenti sul mercato. E questo per dire che non esiste oggi nessun retrofit tecnico che possa avere un impatto sul CII al pari di invece un profilo operativo nave che può distruggere il valore tecnico apportato con retrofit e con progettazione ottimale nave. Cioè l'impatto che il profilo operativo della nave ha sul CII è di due digit o comunque di tre digit superiore a un impatto relativo al retrofit tecnico. Sì, siamo assolutamente consci che per alcune tipologie di nave l'introduzione dei coefficienti correttivi sia essenziale per fare in maniera che possano competere, ad armi pari con altre tipologie. Sappiamo anche però che ci sono delle perplessità, perché su questa via dei fattori correttivi ovviamente si apre la strada a una modifica del calcolo dell'indice che diventa estremamente complesso o estremamente arbitrario. Quindi bisognerà sicuramente spingere perché i fattori correttivi vengano introdotti e accettati dagli stati, sapendo però che già che alcuni stati hanno delle perplessità su alcuni degli indici che sono stati proposti. Grazie.
Posso rintervenire un attimo? Io, tra l'altro, ho l'impressione che questo problema delle correzioni, del prendere in considerazione il riscaldamento o la refrigerazione, è un problema che dovrebbe essere anche considerato a livello di FUE EU, o sbaglio? Perché è vero che lì si parla di intensità di carburante, però l'eventuale non raggiungimento di certi limiti dal 2025, le multe che voi ci calcolerete sono basate sul consumo totale, compreso quello del riscaldamento. E lì quindi non è anche il caso che ci sia una considerazione di quali consumi vengano fatti, perché se no certe navi sono sfavorite rispetto alle altre, certi carichi sono sfavoriti rispetto agli altri. Allora, che ne pensate? Non so se lasciare la parola, provo a dare una risposta, eventualmente chiedo alla collega di correggermi. Io credo che la FuelEU in realtà si occupi di efficienza energetica in termini di emissioni per unità di energia. E quindi il fatto che la nave utilizzi più o meno energia per riscaldare il carico non ha un impatto sulla efficienza. È semplicemente una nave che consuma di più, ma questo non ha impatto. Sì, però mi pare di ricordare che poi lo sforamento dell'intensità di emissione e le relative multe sono calcolate sul totale delle emissioni prodotte, quindi ci va dentro tutto, diventa molto più oneroso. Senza indice per la quantità di combustibile, quindi in effetti una nave che ha a parità di differenza di efficienza, una nave che ha consumato di più pagherà di per più. Per certi motivi paga molto di più. Proporzionale anche alla quantità di combustibile. Però tanto loro ragionano solamente trova un carburante che faccia meno intensità e quindi arrangiati. Cioè, a differenza di quello che fa l'IMO, loro vanno su un concetto diverso. Devi trovare il carburante magico. Ok, grazie. Volevo solo fare un ultimo commento, sempre a livello appunto più che altro di strategia. Il fatto che si parli di multe, il fatto che si parli di questi valori così elevati, diciamo di euro, quando si parla delle proposte della Comunità Europea, nella strategia c'è proprio quella di rendere competitivo un combustibile che oggi non è competitivo dal punto di vista dei costi. Quando oggi parliamo di usare idrogeno, ammoniaca o combustibili alternativi e pensiamo che questi siano green, il costo del green è abbastanza elevato rispetto anche al costo di come potremmo avere un idrogeno non green, perlomeno attualmente. Se si vuole superare questo gradino, se si vuole superare questo ostacolo, bisogna rendere, perlomeno questo è nella testa della Commissione Europea, bisogna rendere meno competitivo il combustibile fossile. Per renderlo meno competitivo c'è una grossa stangata sull'emissione che il combustibile fossile fa. Quindi il ragionamento strategico, ahimè, è questo. Purtroppo tutti i ragionamenti strategici molte volte perdono di vista il caso tecnico, non neanche tanto di dettaglio, come quello che è stato evidenziato da lei prima, del fatto che due navi che fanno praticamente lo stesso mestiere, se navigano vuote funzionano meglio dal punto di vista dell'indice, o peggio ancora la nave che consuma di più per ovvie ragioni di riscaldamento del carico e quant'altro è ancora penalizzata ancora di più dalla tassa. Sì, però il ragionamento strategico che c'è dietro va al di là di questo. Sì, dice, sì, no, ma io l'ho visto, mi sono letto, un combustibile che non mi sono più o meno letto, perché quando hanno buttato fuori la Fit 55, tra tutte le quattro direttive saranno 3.000 pagine, 3.500. Ma sono circa 2.000 comunque.
Quanto? 2000? Penso anche di più, mettendoci anche la direttiva sopra la tassazione. Tutto qua. Comunque ho cercato più o meno di capire il senso e ho capito questo senso qua. Il vero problema però è che l'Unione Europea, full EU, praticamente dà degli obblighi e delle direzioni verso solo l'LNG, mentre le altre soluzioni che possono essere quello che ha citato lei, metanolo green, ammoniaca, altre cose così, dice beh, verranno fuori, bisogna vedere se vengono fuori, perché bisogna che qualcuno ci scommetta sopra e senza essere supportato dall'Unione Europea. Il discorso è quello lì. È stato fatto un discorso abbastanza utilitaristico, secondo me, a livello di Commissione, dicendo cos'è che c'è in giro in questo momento? Comincia a esserci la distruzione del gas naturale. E allora diciamo che quello deve essere un obbligo. Abbiamo visto che loro hanno scritto che nel 2025 tutti i porti della Trans-European Network devono essere in grado di fare il rifornimento a LNG. Per il resto hanno detto, noi pensiamo che verrà fuori un mix carburante, dice, voi sapete cosa dovete fare, a fare il vostro e a un certo punto come farlo. Noi per ora, per adesso supportiamo l'LNG, che ha dei limiti quello da fossili, perché anche lui non arriva a certi limiti a cui dovrà arrivare. E quindi anche, cioè si capisce, bello, questo discorso è stato, io a un certo punto ti faccio in maniera che tu, che rendi competitivi gli altri tipi di combustibile, ma bisogna vedere se ci sono, se ci saranno, perché lì sono investimenti mica da ridere, c'è da creare reti di distribuzione, c'è da fare investimenti, c'è da fare delle scommesse, non c'è un quadro normativo che li supporta, a parte le LNG più di tanto. Va a vedere, ora vedrà, vedremo di arrangiarci in qualche maniera. Fortunatamente i loro obiettivi sono graduali, quindi si spera di riuscire a seguire l'onda. Grazie a tutti per l'attenzione che ci avete dato e lasciamo una volta il posto. Bene, io intanto voglio ancora ringraziarvi per l'attenzione e la partecipazione, i colleghi per la presentazione che hanno fatto. Quello che mi sento semplicemente dire è che ovviamente abbiamo segnalato anche come ci siano giustamente ancora delle parti un po' grigie, delle incertezze. Sicuramente la cosa migliore in questi momenti qui è cercare di confrontarsi sempre di più e noi sicuramente avete un partner che oltre a lavorare con tutti voi lavora anche con altri armatori, con altre geografie, quindi a maggior ragione cerchiamo poi di fare sempre più esperienza e metterla a fattor comune con voi. Grazie ancora. Io voglio concludere ringraziando innanzitutto Rina per aver organizzato questo importante seminario per noi, che credo sia stato, visto il numero dei partecipanti, estremamente interessante. Poi voglio farmi i complimenti a Rina, perché sicuramente voi non sapete, ma il palazzo è in classe energetica A. Perché ora voi mi vedete qua con la giacca, stanno tutti con la giacca, ma non posso nascondervi che qui alzano leggermente l'aria condizionata per contenere i consumi. Questo vi dà l'immagine di quanto Rina stia attenta all'ambiente. Voglio ringraziare anche a nome del presidente Mattioli, che ha partecipato a tutto l'incontro ed è tuttora collegato con noi, per essere intervenuto. Gli ho chiesto se voleva spendere lui due parole, ma mi ha detto di chiudere io, e quindi sono io che ringrazio Rina anche a nome di Confidarma per questo splendido evento e questa opportunità che ci avete dato di imparare e di capire dove si sta andando. Grazie.